Ancora grazie a tutti. Prima lui fa. Buongiorno a tutti, mi conoscete, sono Filippo Vitale, direttore sanitario di questo ospedale. Sono rimasto particolarmente contento quando Roberto Campecchioli mi ha rappresentato questa volontà della signora Antonella per Vincenzo. Contento anche perché, conoscendo bene l'uomo e il professionista, la cosa non poteva non essere accettata. Che posso dire di Vincenzo? È stata una persona che ha lavorato in questo ospedale in maniera veramente egregia. Io ho delle immagini come un flashback di lui, quando ti ricordi di una persona, dove ti ricordi di Vincenzo seduto nel suo studio lì a refertare mattina, pomeriggio e sera. Veramente un grandissimo lavoratore, e è stato sempre una persona nella sua attività di primario molto empatico nei confronti dei suoi collaboratori, dei suoi tecnici che l'hanno sempre sostenuto, Timoteo, Nicolino, tutti quanti che sono stati sempre con lui. Penso che sia veramente una persona che ha meritato il nostro affetto, ha meritato la stima che gli abbiamo portato per tutti questi anni. Non mi voglio più dilungare e do la parola al dottor Campecchioli, grazie. Grazie direttore. Io ho conosciuto il dottor Carafa quando sono arrivato a Termoli nel lontano 93 e ho avuto modo di apprezzare una persona buona, di animo gentile, mai sopra le righe nel suo modo di comportarsi, molto discreto. Ho trovato un professionista serio, amato da tutti i suoi colleghi e dai pazienti, paziente ai quali ha dedicato la sua vita, naturalmente togliendo sicuramente tempo ad affetti familiari. È stato un punto fermo per la nostra comunità, è stato, mi ricordavano poco fa, presidente e socio fondatore dell'AVO, l'Associazione di Volontariato Ospedaliero. Nella sua carriera da primario ospedaliero ha vissuto i tumultuosi eventi che hanno portato la radiologia a cambiamenti importanti. Mi piace ricordare che col suo primariato è stata installata la prima TAC qui a Termoli. Abbiamo inaugurato e dato il via all'angiografia, con l'angiografia digitale, l'emodinamica, cosa importantissima, prima in Molise. Il passaggio dall'ospedale vecchio all'ospedale nuovo, la risonanza magnetica, tutti i cambiamenti che hanno investito l'area radiologica e che lui ha governato con dovizia e perizia, lasciando una traccia che noi ancora oggi tutti quanti seguiamo. Sicuramente, e concludo, è importante che una persona venga apprezzata in vita, ma la cerimonia di oggi secondo me è molto significativa, perché noi oggi ricordiamo e onoriamo una persona che tanto ha dato a tutti noi e a tutta la comunità. Grazie. Leggo un messaggio dell'arcivescovo Domenico D'Ambrosio.
non posso non unirmi a questo bel gesto di gratitudine e di grata memoria per il carissimo dottor Vincenzo Carafa, per il suo servizio a vantaggio degli ammalati, per la sua calma, per il suo sorriso, per la sua capacità di accoglienza. È giusto e doveroso ricordare gli esempi di uomini come il dottor Carafa, uomini che sanno amare perché hanno saputo servire. La sua memoria continui a ricordare che la riconoscenza è un debito che abbiamo verso chi ci è stato di esempio nell'adempimento puntuale del proprio dovere. Farsi servo generoso, dedicato e professionalmente coinvolto per la crescita del bene comune. Tutto questo è quanto ci lascia il nostro e mio caro amico dottor Vincenzo. Mi sembra che le caratteristiche fondamentali sono state, come sottolineate, con testimonianze preziose, anche dirette, no? Per cui a me tocca solo ringraziare il Signore per il dono che è stato questo sposo, prima di tutto, padre, perché è vero che era tutto dedito al lavoro, ma non mi risulta che abbia sottratto qualcosa agli affetti, non mi risulta. Per cui si può essere tutto dedito al lavoro e tutto dedito alla famiglia. Dipende dal cuore, dal cuore. Ecco, allora vorrei fissare l'attenzione proprio su questa realtà, sul cuore. La vera comunicazione avviene da cuore a cuore, perché se una parola è vera, nasce dal cuore, diventa suono per arrivare al cuore. Ecco, si vede che era capace di parole vere che nascevano dal cuore, sia nel rapporto con i pazienti, chiamiamoli così, le persone che accostava, sia con il rapporto con i suoi familiari e con quanti entrava in relazione. E questo per me e penso per ciascuno di noi è come un invito a custodire la libertà del cuore, perché un cuore che comunica è un cuore che non è chiuso in se stesso, non cerca il proprio interesse, perché altrimenti dice parole false, parole distorte, parole ingannatrici, parole seduttrici. Ecco, il nostro fratello non ha detto parole seduttrici, da quello che voi testimoniate e da quello che ho potuto constatare io in questi anni, perciò ringraziamo il Signore. E allora, ecco, in questa memoria vogliamo anche fare una preghiera, la preghiera dei figli di Dio, no? Ecco, penso che tutti siamo contenti se recitiamo insieme un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e venga a noi i nostri debiti, come noi li dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre in l'eterno riposo, dona il tuo Signore, amen. Il Signore vi benedica, vi custodisca nel suo amore, faccia risplendere su di voi il suo volto. Amen. Permettete, io devo leggere perché sono comunque molto emozionata. E sto pensando, chissà cosa sta dicendo Vincenzo da lassù, così riservato qual era. Mi sembra di sentirlo dire: Antonè, ma che vai combinando? Ma questa targa l'ho pensata, desiderata, con un cuore eternamente innamorato di mio marito e con profonda gratitudine a Dio che mi ha donato come sposo un uomo così straordinario nell'ordinarietà della sua vita. Desidero porgere un grande grazie a tutti voi qui convenuti,
La vostra presenza è segno di una continuità di stima e di affetto verso mio marito, che ora vive a cospetto di Dio. Un sentito grazie al nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco De Luca, che ha accolto volentieri l'invito ad essere presente in questo momento di profondo significato. Un affettuoso grazie lo rivolgo al direttore sanitario, il dottor Filippo Vitale, che mi ha detto: Vincenzo se lo merita. Il mio personale ringraziamento va al primario di radiologia e medicina nucleare, il dottor Roberto Camberchioli, che alla mia proposta per questa targa mi ha subito detto: è una cosa bella. Grazie a tutto il reparto di radiologia, a coloro che hanno condiviso con mio marito anni di lavoro, a quelli che sono in pensione e a coloro che già vivono al cospetto di Dio. Grazie ai giovani medici radiologi, ai tecnici e a ciascun rappresentante di altri reparti. Vincenzo ha vissuto l'esercizio della sua professione spinto da forte vocazione per la cura del malato. Spesse volte leggevo sul suo volto la preoccupazione per l'ammalato, al quale non faceva mancare il suo consiglio, l'incoraggiamento, l'accompagnamento. Sono tante le persone che ci parlano di ciò che di bello e di buono hanno ricevuto da lui, medico. Un anno fa Vincenzo, già malato, ha ricevuto dall'Ordine dei Medici l'invito a recarsi a Campobasso per la consegna della pergamena e del baccello d'oro per i suoi 50 anni di laurea, conseguita a Napoli il 18 dicembre del 1967. Non voleva andarci perché restio alle onorificenze, mite e umile qual era. Ma con l'incoraggiamento dei figli, specialmente del primogenito Stefano, ci siamo andati. In quell'aula magna c'erano tanti giovani medici neolaureati che erano là per prestare il giuramento di Ippocrate. Vincenzo, dopo aver ricevuto la pergamena e il baccello d'oro, ha voluto spontaneamente rivolgere a tutti quei giovani medici alcuni consigli pregnanti della sua esperienza, terminando con queste testuali parole: lavorate sempre con scienza e coscienza. Per Vincenzo è stata subito molto chiara l'evoluzione che avrebbe avuto la sua malattia, ma questa consapevolezza non gli ha impedito di vivere con cristiana serenità gli ultimi anni della sua esistenza terrena. La sua mitezza, l'affidamento totale a Dio, la devozione a San Giuseppe Moscati e a Padre Pio, il desiderio di nutrirsi del corpo di Gesù anche quando non mangiava più, il suo farsi ogni mattina un ampio segno di croce dicendo grazie a Dio, sono stati il suo aiuto per abbracciare con esemplare coraggio la malattia e prepararsi così all'incontro con Dio Padre. Grazie Vincenzo, medico, sposo, padre, nonno.